Siamo appena entrati in Svezia, abbiamo visto un mucchio di gente qua in questo campo, che è un campo di fragole. Ce ne sono circa 50-60, non riusciamo a capire se vengono pagati a ore o a cassetta, perché corrono, fanno quasi delle corse per raccogliere le fragole. Sono dall'Ucraina, dalla Lituania e dalla Lettonia. Vengono in Svezia e gli fanno un permesso di un mese, fanno la stagione e poi rientrano nella propria nazione. Siamo ad Enan, siamo andati in banca a cambiare gli euro con la corona svedese. Sembra che la vita qui sia un po' meno cara che in Norvegia. E anche oggi fa brutto. Non è bello il tempo. Comunque vabbè, facciamo questi 200 chilometri, dovremo arrivare ad Angelom oggi. Ci siamo fermati ad ammirare un mulino a vento del 1897. Io prima d'ora li ho sempre visti in fotografia. Tutte scaglie di legno, e non sono inchiodate. Come sono? Saranno inchiodate sotto. Abbiamo passato 2 giorni in Svezia, come superficie la più grossa dei 3 paesi scandinavi, però scendendo verso sud, soprattutto dopo Göteborg, direi che c'era un'ottima agricoltura, fattorie ben tenuti, campi ben tenuti. Patate. Abbiamo visto il primo mais, abbiamo visto i mulini a vento. E poi stamattina, sì, sulla costa oceanica c'erano sti mulini a vento, che chiaramente, essendo una zona molto ventosa, questa è esposta al mare. Adesso hanno installato parecchie pale eoliche, diciamo i nuovi mulini a vento della tecnologia moderna. Sono le 8:05, siamo arrivati a Helsingborg, siamo nel centro città, stiamo cercando dov'è il porto, l'imbarco per la Danimarca, in questa bellissima cittadina.